Amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata di Don Leonardo Risponde. Vedo già diverse domande scritte, quindi cominciamo subito le risposte. Babbini 4 dice: buonasera Don Leonardo, vorrei sapere se la scelta di celebrare la liturgia mariana nei giorni feriali, per esempio sabato scorso l'ha celebrato Maria Pia della Croce, compete al celebrante. Certamente che compete al celebrante, e in base a valutazioni, specialmente per il tempo di Quaresima, di carattere pastorale, perché nel tempo ordinario, quando non c'è assolutamente nulla, ogni giorno la messa è a scelta, quindi si può fare una messa del giorno, una messa votiva, una messa per qualche necessità. Io di sabato sto celebrando le messe del Signore in onore della Madonna con gli schemi per la Quaresima, appunto perché ritengo importante in questo tempo delicato che stiamo vivendo e invocare un particolare aiuto e ausilio a Maria Santissima, perché interceda per noi, insomma, perché ci aiuti a ben vivere in questo momento difficile e, se Dio vuole, diciamo, uscirne al meglio e il prima possibile. Evidentemente la scelta della Santa Messa compete al celebrante, fermo restando le osservanze delle norme liturgiche della Chiesa. Se ci fosse una solennità o una cosa del genere, evidentemente non si può celebrare una messa votiva. Nelle messe di precetto celebrate da Papa Santa Marta, come quella di ieri o del 25-3, si è letta una sola lettura. Qual è il motivo liturgico? Non ne ho idea e non sapevo questa cosa, insomma, non lo so. Sinceramente non... io spesso vedo le omelie, insomma, che fa il pontefice, però non seguo tutta quanta la messa, quindi sinceramente io questa cosa né mi risultava né saprei motivarla. Io ho detto altre volte che non sono un liturgista, quindi mi attengo a quello che so, e quando trovo due letture sul messale, come nei giorni festivi e nelle solennità, quello faccio. Evidentemente il Papa, nella sua veste, insomma, il Papa può derogare a qualunque norma canonica, quindi sicuramente è una cosa già prevista, ma se anche non fosse prevista, insomma, il Papa, come ben sappiamo, le leggi umane le può derogare tutte, quelle divine nessuna, ma quelle umane le può derogare tutte. Buonasera Don, il Papa ha dato l'indulgenza plenaria, quindi la pena sarà tolta a chi la poteva ricevere. Come in tutte le indulgenze plenarie, allora, a parte il fatto che non si è ben capito, io sinceramente ho letto fonti contrastanti, quindi se questa indulgenza era per tutti o per i malati, familiari e infermieri di questa malattia. In ogni caso, l'indulgenza plenaria certamente rimette le pene dovute per il peccato, già rimesse quanto alla colpa. Evidentemente è stato specificato che le solite condizioni ricorrono anche in questa circostanza, evidentemente però essendoci delle difficoltà oggettive sia per quanto riguarda la confessione sacramentale che per quanto riguarda la comunione sacramentale, era sufficiente esprimere a Dio il voto, quindi il proposito, votum in senso largo, insomma, il proposito serio di ottemperare a queste cose appena le condizioni contingenti lo renderanno nuovamente possibile. Evidentemente per acquistare ogni indulgenza in forma plenaria, come dicono le disposizioni generali dell'Enchiridium, ci vuole il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale. Quando questo non c'è, tutte le concessioni ordinarie o straordinarie anche fatte dal Sommo Pontefice non vengono recepite come tali dal fedele per questo impedimento oggettivo, ma come parziali. Quindi la fede nella dottrina delle indulgenze e nella sua efficacia oggettiva non deve essere messa in discussione. E ci vuole sempre, come dire, il beneficio dell'invertario, perché nessuno di noi può conoscere le proprie circostanze soggettive. Come dice il Concilio di Trento, io non posso neanche essere certo di stare in grazia di Dio. Figuriamoci se posso essere certo di non avere nessun tipo di affetto dal peccato anche veniale. Ecco perché le indulgenze possono essere reiterate sia per i vivi che per i defunti, perché ci sono appunto queste condizioni. Scusate un attimo. Inquisitore SR Ecclesi, che fa sempre domande di una certa elevatezza anche questa sera.
Possiamo pregare privatamente le litanie dei santi in canto, ma penso che si possa tranquillamente fare, che nessuno si offenda, insomma. Beato chi è capace di cantare le litanie dei santi, insomma. Non tutti hanno questa perizia e questa arte. Don Leonardo, buonasera. Fra qualche giorno concluderò il sacramento di San Giuseppe, ma siccome in questo periodo è difficile confessarmi e farlo, viene a dire lo posso indossare ugualmente. Bisogna vedere indossare che cosa, se è lo scapolare di San Giuseppe. Ecco, io non sono molto esperto su questa materia, nel senso che so che esiste lo scapolare di San Giuseppe, io stesso insomma lo conosco, e so che il suo essere indossato deve essere preceduto dal sacromanto, e presumibilmente è possibile, così come per le indulgenze, essendo adesso impossibile confessarsi, lo si farà in un secondo momento, insomma. Poi c'è sempre la persona che deve valutare un pochino in coscienza com'è la propria vita, insomma, di grazia, insomma. Ci sono alcuni oggetti sacri, per esempio gli scapolari, anche lo scapolare del Carmine, comportano alcuni impegni, diciamo, che si assumono, che appunto richiedono un certo impegno di vita cristiana, che la persona, insomma, deve essere in grado di potersi assumere. Non si tratta di chissà che, ecco, però, ecco, facendo un piccolo discernimento personale. Cristina Bianco 3 dice: gentile Don Leonardo, come possiamo allontanare i brutti ricordi della memoria che ci disturbano, accendendo ire e rancori? Allora, noi abbiamo una cosa, Cristina Bianco, che si chiama la volontà, perché noi non siamo onde agitate dal vento, d'accordo? O canne sbattute dal vento. Chi comanda dentro di noi è la nostra volontà. Per cui il cosiddetto ricordo, quando affiora, io posso decidere se accoglierlo, considerarlo, assecondarlo, soffermarmici, alimentarlo, incentivarlo, ingigantirlo, oppure appena fiora, via. È come un pensiero impuro, no? Così come tutte quante le cose che ci si affacciano per la testa. È la nostra volontà la regina della nostra anima. Certamente la nostra volontà, lo sappiamo, che è debole e che ha bisogno dell'aiuto della grazia di Dio. E è per questo che la grazia di Dio dobbiamo coltivarla. Come si coltiva la grazia di Dio? Ce lo ricordava già il Catechismo di San Pio X, con i sacramenti, adesso così come si possono ricevere, e con una vita intensa di preghiera. Quando ci si trova in difficoltà si chiede aiuto a Dio. Quindi ire e rancori in un cuore di un figlio di Dio non possono, non devono esistere, perché la nostra legge, che ce l'ha insegnato Gesù nel Vangelo, è perdonare sempre tutto e tutti, riconoscendo tra l'altro anche dietro le azioni di chi ci ha fatto del male, spesso e volentieri, una volontà permissiva di Dio, nel senso che ha voluto umiliarci, ha voluto metterci alla prova, ha voluto correggerci, ha voluto farci stare un pochino più bassi. E questo è molto importante, che nella vita cristiana impariamo a non avere uno sguardo troppo e solo orizzontale e umano sulle cose, perché non si muove foglia che Dio non voglia. Sant'Alfonso Maria di Liguori, che era uno, insomma, che sapeva il fatto suo, dottore della Chiesa, e dottore della Chiesa per la sua teologia morale, uno dei più grandi confessori di tutti i tempi, diceva che se qualcuno ti manda a quel paese, non era proprio questo l'esempio che faceva, insomma, no? Parlava geneticamente di ingiurie, è chiaro che Dio non vuole che quello ti mandi a quel paese, e di quel peccato che ha fatto ne dovrà rendere conto. Ma come non vuole quella colpa morale, così vuole che tu soffra l'essere mandato a quel paese. Cioè, non vuole che lui lo faccia, ma per te vuole che tu lo riceva. Com'è possibile questo? San
Agostino diceva che si comprehendis non est Deus, ma su questo non c'è dubbio. Quindi, se quella persona non si pentirà, e noi dobbiamo subito perdonare, pregare per la sua conversione, certamente passerà i guai per quella ingiuria che mi ha recato. Però, dietro quella ingiuria che mi ha recato, c'è la volontà permissiva di Dio che vuole che io patisca quell'umiliazione. Quando si pensa a questo, quindi non si esasperano anche, come dire, le responsabilità personali, ma si capisce che dietro di esse c'è un'operazione divina, è un po' meno difficile, insomma, perdonare e alimentare, e, come dire, passioni e sentimenti malsani. Rosy Biffi dice: quanto pesano le parole, non sono degni di partecipare alla tua mensa. Consolaci Don Leonardo, ma Don Leonardo vale quello che ha appena detto. Per lei vale quello che ho detto per gli altri, figlia cara. Quindi, dietro tutta quanta questa situazione, adesso probabilmente ho già scritto un articoletto sul blog, sto partorendo un altro, insomma, quindi, perché nei momenti di riflessione, quindi probabilmente forse già domani, forse nei giorni prossimi, avrò modo, insomma, di esternare qualche altra considerazione. Perché quello che stiamo vivendo, che sembra, ecco, con occhi umani, quello che sembra, c'è sempre un altro modo per poterlo vedere. Poi anche qui ci sono vari tassi e vari gradi, no? E se uno pensa al fioretto di San Francesco, perfetta Letizia, bisognerebbe andarlo a rivedere oggi, no? Frate Leone chiedeva a San Francesco, dice, tipo, ma che cos'è perfetta Letizia? Tutti quanti conoscono questo fioretto, adesso non so se è il caso di dirlo, no? E la faccio breve, perché San Francesco comincia a fare una serie di esempi di cose negative. Dice: guarda, se noi un giorno d'inverno stessimo camminando con meno 10 e nevicasse, ci stessimo morendo di freddo e non mangiamo da chissà quanti giorni, arriviamo a un nostro convento, mio convento, cioè francescano, fondato da me, quindi da un figlio mio, d'accordo? E bussassimo al convento e ci risponde un bel fratacchione di quelli belli ignoranti e dice: chi siete voi, disgraziati, che ci disturbate? Andate via, che stiamo dormendo. E noi gli dice: sì, ma guarda, fratello, noi qui stiamo morendo di freddo, ci stiamo intirizzendo, non mangiamo da 4 giorni, per carità, ti prego, aprici. E se questo non soltanto non ci apre, ma scendesse giù con un bel tortore bello puntuto, ci gonfiasse come zampogne, ma tante di quelle botte da lasciarci per terra mezzo morto. Allora, fratellone, tu scrivi: se tu fossi capace di sopportare tutto questo per amore di Dio e senza lamentarti, frate Leone, scrivi che questa è perfetta Letizia. Ecco, penso di aver risposto a questa domanda. Non è chiaro che noi abbiamo l'esempio dei santi, non è detto che arriviamo tutti a una grandissima santità, no? Ma il senso del pensiero che vorrei scrivere è uno solo. Dietro ogni cosa, c'è l'amore di Dio. Anche se noi non sappiamo vederlo, anche se noi non sappiamo riconoscerlo. I cosiddetti castighi di Dio, no? È interessante andare a vedere i passi della scrittura dove si parla di castigo di Dio. Le correzioni di Dio. Sono tutti i suoi atti di amore. Perché Dio sa solo amare, d'accordo? Quindi anche quando, per esempio, si manifesta la giustizia divina è amore. Bisogna cercare di decodificare queste cose. Si può vedere qualcosa, non tutto, ma più di qualcosa. Quindi, ecco, queste a mio avviso sono le coordinate in cui sintonizzarsi adesso, insomma. Viola 9865 dice: buonasera Donato, il sabato dopo la morte sulla croce cosa va a fare Gesù negli inferi? Una cosa molto, molto semplice e molto importante, Viola 9865. Va a prendere quelle anime da lì e le porta in paradiso, perché prima che Gesù pagasse il prezzo del nostro riscatto, questo ci faccia anche rendere conto
del guaio in cui l'umanità si era cacciato. In paradiso non c'era entrato nessuno. Cioè, agli inferi c'era San Giuseppe. Cioè, insomma, San Giuseppe agli inferi, insomma, non ancora in paradiso, è tanta roba, no? Negli inferi, cioè nel cosiddetto limbo dei santi padri, come è chiamato in teologia, c'era San Giovanni Battista. Insomma, San Giovanni Battista non è proprio l'ultima ruota del carro, eh? Quindi, nel limbo c'erano tutti quanti i profeti, c'era Mosè, insomma, Mosè non è proprio lui, c'era Adamo, c'era nel limbo, eh? Non erano proprio le ultime ruote del carro, perché prima della morte di Gesù il cielo era chiuso, d'accordo? Gesù non è andato in croce così perché non c'aveva niente da fare, non ha patito quello che ha patito così, d'accordo? Dice, vabbè, va, facciamo sta cosa. Ecco, quindi ecco perché è sceso negli inferi, a prendere tutte quante le anime dei giusti e dei morti nel Signore per portarli con sé, trionfante con sé, in paradiso. Perché prima non c'era andato nessuno. Rosa azzurra. Sì, rosa azzurra. Capisco lo sfogo, ma è meglio evitare esternazioni personali in questa sede pubblica. Maria Rita Montante, buonasera, donno, voglio chiedere il sacerdote della mia parrocchia disponibile alla confessione qualora un fedele lo richieda. Si va contro la volontà di Dio facendolo adesso che è richiesto di astenere? Allora, bisogna vedere su questa argomentazione qui. Non esistono proibizioni assolute. I vescovi delle singole diocesi, il mio l'ha fatto molto chiaramente per decreto, hanno dato disposizioni. Per cui non è proibito portare la comunione a un malato, non è proibito ascoltare una confessione, rapporto a tu per tu, ordinariamente, è proibito l'uso dei confessionali. Questo sì, è stato anche detto quindi in questo momento non è possibile fare una confessione confessionale, come sarebbe diritto del fedele esigere e come sarebbe anche diritto del sacerdote esigere in base alle norme generali. Perché la confessione deve tutelare, il sacramento della confessione deve tutelare al massimo il diritto di riservatezza del fedele, che ha diritto a non avere la propria identità riconosciuta. Quindi c'è un diritto nativo dell'uso del confessionale a grata fissa, tra l'altro. Adesso questo non si potrebbe fare. Quindi, per esempio, dalle nostre parti, evidentemente la confessione si deve capire in questo momento che deve essere motivata da reale necessità e compiuta fuori del confessionale, rispettando, fermo restando la riservatezza, quindi ci deve essere un ambiente chiuso, presumibilmente l'ufficio parrocchiale, preferibilmente senza dubbio, insomma, l'uso delle mascherine e un metro di distanza, e la confessione in questo caso si può ascoltare. Quindi bisogna informarsi bene. I vescovi stanno provvedendo in questo qui adesso, tutti i vescovi locali stanno, sulla base anche delle indicazioni che arrivano in continuazione dalla conferenza episcopale, stanno adeguando, per esempio sono state date, tutti i vescovi stanno dando in questi giorni le indicazioni per la settimana santa, dopo che il Papa ha già, come dire, dato un po' un modello. Ricordiamo sempre che il Papa, oltre che il capo della Chiesa Cattolica, è anche il primate d'Italia, quindi la Chiesa, come dire, è esemplare in Italia, è la Chiesa di Roma, lo è anche tutto il mondo, ma in Italia lo è a doppia motivazione, no? Ecco, quindi una volta che si è mosso il Sommo Pontefice e poi che le conferenze episcopali stanno mano a mano muovendosi, i vescovi fanno i decreti, e a quei decreti poi bisogna attenersi, quindi deve parlare con il suo parroco, vedere esattamente cosa ha determinato il vescovo della diocesi, e se è una cosa possibile si può fare tranquillamente, insomma non c'è nessun problema. Salve Don, come funziona la confessione privata che si basa su contrizione perfetta e votum sacramenti? A come posso essere certo di avere contrizione perfetta? Questo non si può essere certi di avere una contrizione perfetta. Si può, come dire, davanti al Signore, e uno questo lo sa se lo fa, pensare ai peccati che ha commesso,
La contrizione significa questo, perché sappiamo cosa significa la contrizione. Uno può, come dire, rendersi più o meno conto di come sta messo, questo sì. La contrizione significa il dolore del peccato motivato dall'amore, non dal timore dell'inferno, perché esiste la contrizione e l'attrizione. Sono entrambi, come dire, causa del perdono di Dio, perché Dio perdona soltanto un'anima quando c'è il pentimento. Pentimento vuol dire dolore per aver offeso Dio e fermo proposito di non più offenderlo. Questo può assumere due forme, quello della contrizione e quello della attrizione. L'attrizione è il dolore motivato dalla paura, cioè io, insomma, ripensando ai miei peccati mi viene il freddo ai piedi, come si usa dire, perché con i peccati mortali rischio la dannazione. E siccome all'inferno non ci voglio andare, me ne pento e cercherò di non farli più. Questa è una cosa imperfetta, ma sufficiente per avere il perdono di Dio. La contrizione invece è motivata dall'amore. Mi pento di avere peccato, mi dispiace di quello che ho fatto, perché i miei peccati sono stati la causa della morte del Figlio di Dio. E hanno dato a Dio il dolore, tra virgolette, ma dobbiamo dire questa cosa qui, di averlo offeso, nel senso che vede un figlio che lo disprezza e che, disprezzandolo, si va a dare il suicidio dell'anima. Ecco. Conseguentemente ne soffro e faccio fermo proposito di non farlo mai più in avvenire. È chiaro che se una persona, per esempio, con la condizione perfetta, cioè, qual è una spia, se uno fa l'esame di coscienza, ripensando ai propri peccati, piange di dolore veramente pensando a Gesù crocifisso, e questo dovremmo farlo tutti, specialmente in questo periodo, insomma, no? Pensando a Gesù crocifisso e addolorandosi per questo, quella potrebbe essere una contrizione perfetta, d'accordo? Se una persona è così, insomma, che lo sa che il proprio rapporto con il peccato non è proprio di distacco, insomma, ma sì, mi pento, non mi pento, voglio lasciarlo, non voglio lasciarlo, sì, però, quindi, è evidente, no? Il votum sacramenti, l'ho già accennato prima, significa che, non essendo ordinariamente, ecco, oggi possibile accostarsi immediatamente al sacramento, salve le debite eccezioni come prima ho accennato, si fa a Dio il proposito, come se fosse commesso qualche peccato, che alla prima possibile, mentre invoco il tuo perdono, e attraverso il pentimento che ti esprimo, però quanto prima farò la confessione, appena sarà finalmente possibile. Buonasera Don Leonardo, crocifissi che si rompono, corone che si spezzano e che sono da buttare, si possono inviare nella spazzatura? Assolutamente no. O bisogna fare qualcos'altro? Spazzatura? Assolutamente no. Quelle cose o vanno distrutte, se uno è capace di farlo, o vanno sotterrate, quindi vanno poste sottoterra, oppure vanno portate in parrocchia, il che è ancora meglio, che ci penserà il parroco ad eventuali smaltimenti, ma non si possono buttare nella spazzatura, evidentemente, no? Quando si tratta di cose che si possono bruciare, tipo immagini sacre o cose di questo genere, la cosa da fare è bruciarle. Quando si tratta di cose come il rosario, bisogna prima distruggerli, quindi togliere la fattezza del rosario, e poi trovare il modo di smaltire in maniera soft quel materiale, perché non sono cose che possono essere buttate al secchio. Buonasera caro padre, volevo chiederle, ci sono persone che dicono di non credere al demonio, però quando dico che stanno facendo il suo gioco senza volerlo si arrabbiano. Ma se dicono di non credere, perché si arrabbiano tanto? Allora, parlare con le persone ha senso entro certi limiti, figlia cara, perché ci sono persone che non desiderano dialogare, ma desiderano polemizzare, oppure sono ancora arroccate, diciamo così, su posizioni e orizzonti nettamente superbi,
Per cui un dialogo in queste circostanze è poco fruttuoso. È assai preferibile evitare di parlare, appunto per evitare di trovarsi dinanzi a sgradevoli discussioni, non parlare loro di Dio, ma parlare a Dio di loro, quindi pregare per loro. Il dialogo è utile quando c'è una persona aperta, quindi che non è che parla con me per insultarmi o per farmi sentire un deficiente, perché lui nelle sue errate convinzioni c'ha ragione e deve convincere me che invece sarei un mentecatto, specialmente quando si tratta di cose di fede, no? Se si dialoga con una persona di questo genere, il dialogo non sarà fruttuoso, quindi non è utile. Se invece c'è una persona che è disposta a mettersi in discussione, quindi a riflettere, a santamente ragionare insieme, allora quello è certamente un terreno solido, no? Una persona che è credente, come disse San Giovanni Paolo II, non si può essere cattolici senza credere al diavolo, perché Gesù è apparso sulla terra per distruggere le opere del diavolo. Tutto quello che è successo durante la passione e la morte di Gesù è stata la umiliazione del diavolo alla divina operata da Gesù. Nel secondo secolo, l'omelia pasquale di Meritone di Sardi, tu hai gettato nel lutto la morte e l'inferno. Era un'omelia bellissima del secondo secolo, insomma, sulla notte di Pasqua, insomma, no? Quindi, quando una persona sta sintonizzata su queste frequenze, quindi se è atea, è atea. Se è cattolico, fai da te, nel senso che si è rifatta completamente la fede, e certamente non sta messa bene, ma bisogna attendere che si smuova qualcosa nel suo cuore, perché prima che questo accada, eventuali discorsi non sono utili, degenerano semplicemente in discussioni che possono anche poi diventare abbastanza sgradevoli. Vedo che anche in casa avverato lo è stato, lo possiamo fare anche noi, cioè, non c'è nessuna proibizione di fare questa cosa qui. Io, inquisitore S. Ecclesi, si vede che non mi segue anche su Facebook. Stamattina ho fatto un video che poi, ecco, con i dispetti fatti dal diavolo, così vi spiego come succedono un pochino queste cose dei social network, così vi insegno anche a fare un po' di apostolato, evidentemente non soltanto per me, ma per tutte le cose belle che si vedono sui social. Non so quanti di voi sanno che la sorte di un post, sia su Instagram che su Facebook, dipende dai suoi primi 5 minuti di vita. Perché se nei primi 5 minuti riceve diverse reazioni, gli algoritmi di questi social faranno in modo che questo post rimbalzi e sia ampiamente, come dire, diffuso nelle bacheche di amici e followers. Se nei primi 5 minuti fa un flop, sicuramente avrà una sorte. Io che ho una pagina e anche su Instagram ci attivo queste cose con la collaborazione degli amministratori, si vede subito, insomma, perché tu al termine della giornata hai una lista di persone che sono state coinvolte nel post, d'accordo? E tu lo vedi, se sono 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 o 10.000. Quando un post nei primi 5 minuti ha, che ne so, 12 like e 4 commenti, puoi stare sicuro che quel post lì andrà alla grande. Prima della fine della giornata è arrivato sicuramente a 6-7.000 persone. Ma se in 5 minuti ha 3 like e 0 commenti, quel post è morto. È meglio toglierlo certe volte, specialmente se era bello. Allora, ho fatto questo video stamattina, che è successo? Che difficoltà enormi nel caricarlo, perché si vede che l'argomento non era molto gradito, ormai ho imparato a... perché parlavo anche della veratura delle statue e del suo senso, no? E una certa premura, perché urgeva la preghiera e poi c'era un'altra diretta, insomma, della meditazione, perché non riuscendo a caricarlo da uno strumento ho tentato con un altro. Cosa ha fatto? L'ha caricato due volte a distanza di 2 minuti l'uno dall'altro. Allora che succede? Succede che i primi purtroppo reattori si sono distribuiti su due post e il post è andato malissimo. Fine di questa, diciamo, scuola che mi sono dovuto imparare a fare anch'io, questa scuola, insomma. Quindi quando vedete un post bello,
che merita di essere, secondo voi, come dire, conosciuto, bisogna affrettarsi a reagire. Io dico, cioè, sto dicendo, insomma, ai miei amici, è una forma di apostolato, perché una tua reazione può causare il rimbalzo di quel posto, magari in una bacheca, di qualcuno a cui possa fargli bene. Capite? È molto importante, perché nel mondo, io ormai sono 15 anni quasi che sto qui in mezzo, insomma, quindi lo so. Ecco, quindi nessuno deve fare chiaramente il pazzo, cioè, o il maniaco. A me dà un fastidio fare queste cose. Se dipendesse da me, io eliminerei sia su YouTube, sia su Facebook, sia su Instagram, cuoricini, commenti, like, non dislike, tutto. Non dipende da me. Siccome queste cose però ci stanno, standoci, e purtroppo condizionano non poco il pubblico degli ascoltatori. Quindi quando si ritiene qualche cosa degna di essere rimbalzati, io se vedo un video su YouTube che è bello, io ce lo metto il like, sempre, d'accordo? Se vedo un post bello, ce lo metto il like, ma non perché voglio, cioè, perché so che quello è un modo con cui, per quanto sta in me, pubblicizzo quel post. Allora, la venatura delle statue è facoltativa anche nelle chiese adesso, perché era obbligatoria fino a prima della riforma liturgica. Adesso, se si prendono le guide liturgiche pastorali delle singole diocesi o zone diocesane, si dice che la venatura delle statue è facoltativa. A mio avviso è un segno molto significativo, perché la venatura delle statue esprime proprio il lutto di questi giorni, l'ultima parte della Quaresima. Se uno ha seguito la messa oggi, per la settimana che va dalla quinta di Quaresima alla prima della Passione, c'è un prefazio particolare che si chiama il prefazio di Passione. Quindi anche se questo tempo non si chiama più tecnicamente come un tempo, il tempo di Passione, di fatto però lo spirito di quel tempo sopravvive nella Chiesa. Il tempo di Passione è poi stata la Settimana Santa, quindi è l'ultimo momento della Quaresima in cui si entra ancora di più in questo clima forte. Allora, che cosa è successo? Che cosa è stata la passione? La passione di Gesù è stata la morte di Gesù a causa dei nostri peccati. Chi è che vive nel peccato? Una persona che vive nel peccato vive senza Dio, perché non sta in grazia, ha una vita vuota, brutta. Allora, velare una statua, quindi vuol dire che la statua c'è ma io non la vedo, è il vuoto di una vita senza Dio. Allora, vedere queste cose, cioè, è una sofferenza. Cioè, per me vedere una statua velata e non vedere il volto della Madonna, per me è una sofferenza. Ecco, ma si offre questa sofferenza perché si risvegli la sofferenza, quindi la nostalgia, nel cuore di chi quelle statue ce l'ha velate a vita. Perché Dio non lo guarda e non lo vede mai. E al tempo stesso è un segno di lutto. D'accordo? Un segno di lutto e di partecipazione. Sono segni, evidentemente, questi qui, no? È chiaro che se io vedo le statue e vado in discoteca, adesso ci sono andati in discoteca, no? Però per dire, no? Vedo l'estate e poi la sera mi vado in discoteca, insomma, o a ballare, insomma, o a teatro, insomma, queste non sono, adesso, quest'anno stiamo in quarantena, quindi non ci stanno cinema, teatri, discoteche, sale da ballo, eccetera, eccetera, no? Ma anche quando ci stanno, se uno volesse entrare nello spirito prepasquale, certamente questo non è periodo dove andare a teatro, a cinema, alle sale da ballo, a discoteca, non sarebbe proprio il caso, no? Quindi evidentemente sarebbe un controsenso se uno fa un segno di lutto e di penitenza come le statue e poi, come dire, ecco, vive interiormente dissipato in questi giorni, no? Marina.neri.50, buonasera. Don Leonardo, se in famiglia sono una persona che prega il Santo Rosario intero tutti i giorni, i benefici del Rosario sono solo per la persona che lo prega o anche per tutta la famiglia? Ma questo è evidente, che i benefici della preghiera sono sempre per tutti e per i familiari in particolare, a parte il fatto che poi nelle nostre preghiere possiamo offrirle al Signore, no? Quindi possiamo, come dire, optare per una grande santità, nel senso di offrire il rosario secondo l'intenzione della Madonna,
o perché si faccia bene quello che diciamo nel Padre nostro, insomma, no? Quindi fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ma è evidente che tutte quante le preghiere, specialmente di un cristiano, a questo proposito, ecco, facciamo un altro po' di spot pubblicitario, sto scrivendo in questo periodo, sempre per il settimanale di Padre Pio, un po' di articoli sulla preghiera, che sono però un commento all'ultima parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, non molto conosciuto, che parla proprio della preghiera cristiana, che è una parte bellissima. Tra le cose che vengono dette ed evidenziate, dovremmo farci caso, ma le preghiere che noi formuliamo, anche quelle vocali, il rosario è preghiera non solo vocale, perché è anche meditazione ed è anche contemplazione il rosario, però di fatto è strutturato intorno alla recita delle decine, quindi del Padre Nostro, delle Dieci Ave Maria e del Gloria al Padre per ogni mistero. Ora, quando io dico il Padre Nostro, io non dico Padre mio che sei nei cieli, dammi il mio pane quotidiano, rimettimi i miei peccati, non mi indurre in tentazione, eccetera, eccetera, ma prego sempre al plurale. Così quando lo dico, quando recito l'Ave Maria, non dico Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, peccatore, adesso è l'ora della mia morte, ma dico prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Quindi è evidente che la nostra preghiera, la preghiera di un cristiano, di un battezzato, ridonda sempre a bene di tutti, credenti e anche non credenti. Certamente in primis, dato che il nostro Signore stesso, ecco, ha dato i comandamenti e quindi, come dire, è forse azzardato dire che li rispetta, ma certamente non li deroga. E se nella Bibbia si legge, guarda che devi fare del bene a tutti, ma in primis alle persone a teccare, insomma, no? Perché non è che uno può dare tutti in elemosina e poi far morire fame i figli, insomma, no? Quindi non va bene, insomma, no? Darai in elemosina tutto quello che avanza dopo che i figli hanno mangiato, insomma, si vuole essere santo. Ecco, così certamente possiamo pensare che valga anche per la nostra preghiera, no? Seconda cosa, com'è possibile che siano estinti i dinosauri, creature tanto mostruose e brutte, se Dio crea solo cose belle? Spero che la domanda sia stata scritta chiaramente. La domanda è scritta chiaramente, carissima, ma su queste problematiche il discorso non è così semplicistico, ma è abbastanza complesso. Quindi, numero uno, perché anche i dati provenienti dalle cosiddette scienze, dico cosiddette perché a volte agiscono in maniera rigorosa, altre volte in maniera congetturale, quindi tramite ipotesi, e quindi il crisma di scientificità si abbassa notevolmente fino a scomparire del tutto, insomma, no? Ecco, perché la paleontologia è scienza, insomma, un po' particolare, insomma, io ho seguito, ho letto, insomma, qualcosa, non c'è affatto, come dire, pacificità tra gli autori in ordine a catalogazione, classificazione, eccetera, eccetera. E quindi in linea di massima tutto ciò che ha a che fare con la storia, quindi con la formazione e con quello che è successo sul pianeta Terra, è sempre, come dire, materiale da prendere molto con le molle e magmatico. Ecco, numero due, ci sono alcune curiosità che Dio non soddisfa in questo mondo, nel senso che il luogo dove noi comprenderemo tante cose, tutti i misteri, tutte quante le domande che ci portiamo dietro, non è questo mondo, ma è l'altro mondo. Perché? Perché Dio ha rivelato a noi, quindi ci ha fatto conoscere e vuole che noi ci atteniamo e facciamo attenzione a riconoscere solo ciò che è strettamente necessario per condurre una vita santa, per moltiplicare le opere di carità e per vivere nella fede, cioè per andare in paradiso. Il resto non è necessario, e non essendo necessario non è prioritario saperlo adesso. Noi pensiamo a diventare santi, ad accumulare tanti meriti e tanta gloria futura, poi voglia, c'è tutta l'eternità per avere risposte a ciò che per ora non è possibile perfettamente rispondere, ma si dovrebbero dare delle risposte solamente di natura congetturale. È vero che Dio fa cose belle, ma nel mondo ci sono tante cose brutte che non vengono da Lui. Ci sono delle altre forze che agiscono nel mondo, no? Ci stanno i diavoli, ci stanno i peccatori, c'è il peccato, quindi
certamente Dio è la causa prima di tutte le cose, ma non è la causa intenzionale di tutte le cose. Quindi ci sono una serie di elementi su queste problematiche, io ne ho citati soltanto tre, ma ce ne sono anche molti altri, che rendono complessa la questione. La questione è complessa, ma, ripeto, l'utilità della conoscenza di queste cose non è indispensabile, perché se lo fosse, il nostro Signore avrebbe chiaramente parlato. Non avendo chiaramente parlato, non è così importante. E intorno Ernesto, Leonardo, cosa ne pensa della presunta apparizione della Vergine Maria a Piazza San Pietro? Parla di apparizione, insomma, forse mi pare un pochino troppo. Ho visto, come penso in molti abbiano fatto, delle cose che sono comparse in giro. Non ho molto approfondito, sinceramente, non ho letto in giro molte cose. Penso sicuramente che la Madonna stesse ascoltando, è stata invocata la Salus Populi Romani, insomma, e anche il crocifisso, quindi se il vicario di Cristo in terra in una circostanza così drammatica eleva una preghiera al cielo, beh, insomma, che la Madonna e che il nostro Signore Gesù Cristo la stiano ad ascoltare, insomma, con, se mi si passa il termine, con le orecchie ben aperte, ma che la Bibbia dice, rivolgendosi al Signore, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera, no? Ecco, quindi non ci trovo nulla di strano, insomma, sarebbe molto molto strano, Dio non voglia, insomma, se il Signore non dovesse, o la Madonna non dovesse ascoltare una supplica di questo genere, no? Che ci possa essere un segno straordinario, va bene, me ne rallegro molto, insomma, ma io sono sempre un pochino poco incline, è un fatto mio personale, per carità, perché poi il cielo è libero di fare quello che vuole, ecco. Però io preferisco sempre agli eventi straordinari un buon tasso di fede, ecco, quindi per questo ho detto, dico, cioè, se il vicario di Cristo in terra fa una preghiera in questa circostanza drammatica davanti alla Salus Populi Romani e al crocifisso di San Marcello, è chiaro che Dio lo ascolta e che la Madonna l'ascolta, quindi questo è, se poi c'è un segno, diciamo così, di speranza e di consolazione soprannaturale, ben venga, insomma, io non ho nessuna difficoltà a ammettere o a pensare che possa essere vero. Se non lo fosse, d'accordo, non sarebbe minimamente inficiata, insomma, la mia fede nel fatto che quella preghiera del vicario di Cristo in quel contesto è certamente dal cielo ascoltata. Poi, come, quando, in che tempi, in che modi, secondo la divina sapienza, quel grido accorato sarà esaudito, questo non è certamente nelle mie possibilità e penso di ben pochi, insomma, discernerlo e comprendere, no? Buonasera, Don, ho letto che la Beata Aiello e Padre Pio videro in visione Mussolini essere in paradiso. A conoscenza di queste visioni? Sono a conoscenza di queste visioni e sono a conoscenza anche del motivo per cui, non tanto del motivo per cui Mussolini è in paradiso, ma di chi ce l'ha mandato a forza di penitenze. Ed è stata la Beata, non so se il Papa Francesco l'ha fatta già santa, forse sì, Beata sicuramente Edvige Carboni, lo scrive nei suoi diari. E lei vide, questo sicuramente scandalizza tante persone, certamente non sono, come dire, schierato dalla parte del duce, però questa donna vide Mussolini molto sofferente in purgatorio, perché non è che stava, insomma, e lei stessa scrisse che per diversi anni, se non ricordo male, ho letto tantissimi anni fa, furono 6 anni di terribili penitenze che fece per volontà di Dio, per far arrivare quest'uomo in paradiso. Io capisco che magari le persone che sono di sinistra o anche se si possano strappare le vesti, questo è quello che raccontano. Adesso la Beata Carboni, la Beata è già beata, sicuro, insomma, quindi, però mi sembra, io purtroppo sto a combattere con la mia memoria, che con le troppe informazioni che ricevo ogni giorno, a volte fate brutti scherzi, mi sembra che Papa Francesco l'abbia fatta santa a Edvige Carboni. E perché ho questo ricordo, insomma, io ho ho letto diverse cose, una bellissima figura di mistica italiana, quando c'è qualche mistica italiana che diventa santa,
ecco, mi rallegro enormemente, insomma, perché abbiamo una grandissima tradizione, insomma, e tanti doni qui in Italia, insomma, al riguardo. Quindi, sì, e so che anche la Beata Aiello e Padre Pio ebbero queste cose, quindi sono dei chiari. Questo non vuol dire, attenzione, il fatto che Mussolini sia in paradiso non vuol dire certamente che dal paradiso ratificano tutto quello che ha fatto quando era sul pianeta Terra, questo sia ben chiaro, d'accordo? Sia ben chiaro, ecco. Ecco. I Calabret dice: buonasera, in questo momento particolare è possibile confessarsi per telefono? Confessarsi per telefono non solo che non è possibile, ma è proibito dalla legge della Chiesa. Sia il telefono che Skype. La confessione può essere fatta soltanto tramite confessione auricolare, deviso con il sacerdote celebrante. Per cui non si può. La confessione, guardate figlioli miei cari, implica, è uno dei sacramenti più delicati che esiste, perché c'è tutta una materia come il sigillo sacramentale che è assolutamente sacro, d'accordo, che deve essere custodito in maniera assolutamente irreprensibile e al di là, capite? Cioè, se io per esempio faccio una confessione per telefono, come faccio a essere sicuro che una telefonata non sia intercettata, numero uno? Come faccio a essere sicuro, cioè, sia il penitente, no? Cioè, se io sto col telefono in viva voce e qualcuno ascolta la confessione, o viceversa, quindi ci sarebbe tutta una serie di possibili inconvenienti che non devono succedere per questo sacramento. Il sacramento è una cosa seria. Guardate che anche per quanto riguarda, io infatti le tolgo adesso, ho letto proprio oggi, perché il Vescovo ci ha notificato i decreti per le istruzioni circa la Settimana Santa qui, e nel decreto c'erano anche alcune indicazioni per le celebrazioni in streaming. Io adesso sto sorridendo un po' perché adesso stanno tutti quanti andando in streaming e vabbè, sto sorridendo un po', questo sarà anche un pochino di superbia, sono anni che faccio queste cose, insomma, quindi però dicevo una cosa molto interessante, e diceva questo qui: si deve ricordare ed ammonire anche i fedeli, i parrocchiani, perché il Vescovo stesso caldeggiava, e la Conferenza Episcopale stessa caldeggia circa i parroci, che si attivino e facciano queste cose. Io ne sono contentissimo di questo qui. Però dice: attenzione, ha senso seguire la messa in diretta, perché almeno lo stare in diretta crea, diciamo così, quella sintonia, e con tutte poi le indicazioni che vengono date, che io le ho anche date, ma cioè, per esempio, a volte faccio le messe in diretta, vedo la gente che sta facendo commenti durante la messa. Purtroppo su Facebook non si possono disabilitare come su YouTube i commenti, ma un commento durante la celebrazione della messa non bisogna farlo. Oppure su Facebook, sempre, non so se lo sapete, non so manco come si fa, perché partono tutti quanti sti cuoricini, tutti quanti sti pollici alzati, cioè mi dicono che c'è un tastino che se fai tu, cioè, ma non si fa tu, capito? Cioè, tu lì stai di fronte al nostro Signore, capito? Cioè, devi vivere questa cosa. La diretta ti aiuta, nel senso che tu sai che in contemporanea a quello che vedi veramente il parroco sta celebrando, d'accordo? E per te deve essere come se fossi lì. Cioè, la Chiesa ha sempre, anche quando è permesso un uso, come in questi casi, no? Di uno strumento multimediale, ma la sua mente è sempre di riportarci il più possibile al contatto reale, che non è bypassabile, d'accordo? Non è bypassabile, tant'è vero che quando si potrà ricominciare ad andare a messa, io ho letto che c'è qualche prete che si preoccupa, dice: ah, se noi cominciamo a mandare tutte le messe in streaming, poi quando potremo rifare la messa nessuno viene più in chiesa. Ma questo è ridicolo, questo qui, capite? Una preoccupazione ridicola, d'accordo? Perché quando la situazione sarà cessata, a messa si deve andare, e vige lo stesso principio che vige normalmente, no? Cioè, tu a messa ci devi andare. Poi puoi vederla in televisione, in streaming, se sei malato, se c'è qualche grave causa, specialmente quella festiva che ti esonera dal progetto festivo, insomma, no? Ecco. Buonasera, Don Leonardo, come posso rispondere a chi mi dice che il Vaticano è ricchissimo e non dona ai bisognosi come potrebbe?
Ma figlia cara, queste sono, come dire, sono i soliti slogan, d'accordo, fatti, da persone che cercano pretesti, diciamo così, e fonti per attaccare le brighe. Perché insomma, adesso a Papa Francesco gliene dicono di tutti quanti i colori, d'accordo? E cosa che non dovrebbe assolutamente essere, questo stile, molte volte proviene anche da ambienti cattolici o che si dicono tali, insomma, che raggiungono delle vette che non sono accettabili, insomma, no? Perché la persona del Romano Pontefice, cioè Gesù vuole che il rispetto sia dato a tutti, cioè le autorità della Chiesa, ma l'ho sempre detto, ma non lo dico perché io faccio parte, anche se al grado più basso della gerarchia, a me non interessa nulla, d'accordo? Ma l'onore, oltre che rispetto, bisogna dargli l'onore alle pubbliche autorità, anche civili, d'accordo? Quindi non puoi permetterti di parlare in un certo modo, d'accordo? Non si può, ecco, punto. Allora, io penso che tutto si può dire a Papa Francesco, se uno proprio vuole parlare, meno che non stia dando, insomma, una testimonianza di povertà, di misericordia, di donazioni, di elemosine, tutti quanti i modi possibili e immaginabili. Sotto il Vaticano ci stanno le docce per i test comunitari, la mensa, ci ha fatto il monumento, l'attenzione ai migranti, il terzo mondo, mo ha regalato 30 respiratori agli ospedali, cioè gira con la macchinetta, cioè gira con l'utilitaria bianca anche quando esce dal Vaticano, insomma, c'ha al polso un orologio, se lo si guardi, insomma, c'ha un Casio da 20 euro, insomma, al polso, cioè a quello che si capisce, ma capito? Cioè, se chiacchierano pure adesso, chiacchiereranno in perpetuo, chiacchiereranno, capite? Cioè, certamente, cioè, queste sono situazioni, cioè, lo Stato della Città del Vaticano, cioè, la gente deve anche capire che il Papa deve avere lo Stato della Città, perché deve essere indipendente, cioè, non può il Papa essere soggetto, non può essere cittadino il Papa di nessuno Stato, neanche dell'Italia. Il Vaticano è un territorio circoscrittissimo, grazie a Dio adesso, ma il Papa deve avere questa indipendenza, capito? Quindi deve avere per forza uno Stato, d'accordo? E uno Stato deve comunque funzionare, come tutti quanti gli Stati, c'ha dei servizi, c'ha delle cose, c'ha i magistrati, capite? Ecco, quindi questi sono argomenti da parte di chi ha voglia di far polemica e di gettare fango addosso alla Chiesa e discreditarne l'operato così, per partito preso. Quindi io dico, lo Stato del Vaticano, preghiamo che il Signore li faccia convertire, ecco, e che li faccia dare tutti quanti ai poveri. Ecco, cioè veramente a volte per metterli a tacere, insomma, tanto non giova se hanno il cuore chiuso, facci troppi discorsi. Salve Donardo, volevo chiedere perché la Pasqua ogni anno ha sempre date diverse, grazie che Dio la benedica. Perché la Pasqua funziona con, mi pare che si chiama l'equinozio di primavera. Perché la Pasqua c'è stata una vecchissima disputa, antichissima, tra chi celebrava la Pasqua a data fissa e chi la faceva, diciamo, andare a data variabile, appunto, che cos'è il solstizio di primavera? Io non sono molto pratico di queste cose, insomma, un pochino astronomiche, ma varia appunto, perché va a fianco, credo, con il solstizio di primavera, insomma, si computano un X giorni da questa data, per questo che cambia ogni anno, insomma. Ecco, si trova facilmente online adesso l'informazione precisa, io non, adesso non, non ricordo esattamente. Purtroppo dobbiamo chiudere perché mancano 30 secondi. Alsec, la prossima volta. La volontà vale tutto, Alsec. Quando si vuole fare un bel digiuno, mangiare di meno, basta soltanto accettare di soffrire e si fa. La mia benedizione su tutti, amici, e ci vediamo la prossima settimana. Giovedì ci sarà un nuovo appuntamento. Risponderò alle domande solo sulla Divina Volontà.